ma è difensore delle fedi in generale, e dunque anche di quelle non protestanti, anche di quelle non cristiane, ma volendo includere anche i musulmani e gli ebrei e certo. così via. Professore, un attimo solo, nel momento dell'unzione cosa è accaduto a Mariella, anche per quanto riguarda ovviamente il vestito di Carlo? È stato spogliato di tutti quanti i paramenti che rappresentano il suo status di sovrano, è rimasto solo con una camicia, quindi anche per questo viene nascosto. Il momento di massima vulnerabilità del sovrano, la veste bianca, l'ha ricordata il canonico che accompagna tutti quanti i nostri sacramenti di cristiani, e ora indossa la super tunica con questa cintura. Anche qui ancora una volta un salto nel Medioevo. Mi piace osservare anche la foggia molto strana di queste scarpe con fibbia, che francamente riportano a mille anni fa più che le sue solite scarpe allacciate che commissiona da Lop. Notavo che le quattro guardie che tenevano il paravento avevano gli occhi chiusi o la testa bassa, perché sì. Nemmeno loro potevano guardare la cerimonia dell'unzione, pur avendo la visuale, visto che stavano negli angoli dei paraventi. Ecco, dovrebbe recitare una preghiera adesso Re Carlo, e anche questo dovrebbe essere un cambio di rito rispetto alla tradizione. Sarebbe la prima volta nella storia che un momento del genere entra a far parte del rito. Receive these spurs, symbols of military honor and chivalry. Questi sono gli spiriti. Sentiamo la traduzione. Usarla come ministro di Dio per resistere al male e difendere il bene, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Queste tre spade rappresentano la giustizia temporale, la misericordia e la giustizia spirituale. Sentiamo ancora l'arcivescovo. Forse, ecco, erano da programma, ci attendevamo un'altra formula, forse è questa. Ricevete questa spada regale, che sia per voi e per tutti coloro che sono testimoni di queste cose un segno e un simbolo non di giudizio, ma di giustizia, non di potenza, ma di misericordia. Re Carlo si siede di nuovo. Ricevete questo manto, possa il Signore rivestirvi con il manto di giustizia e con le vesti della salvezza. Già la regina prendita si preparava già la sua successione. Beh, l'abbiamo visto anche sulla ricevete questo globo.
posto sotto la croce, e ricordate sempre che i regni di questo mondo scaturiscono dai regni di nostro Signore e di suo Cristo. Un globo che rappresenta i tre continenti, perché allora, quando è stato fatto, c'erano solo tre continenti, che rappresenta il potere mondano e cristiano. Quindi Professor Sassone, l'abbiamo fatta parlare poco, so che ci deve lasciare, questo però è il momento del rito che ovviamente dobbiamo seguire in diretta anche in tutte le sue... Ricevete questo anello, simbolo della divinità regale e del segno della dell'alleanza giurata oggi tra Dio e il re e il popolo. Questo è l'anello che ha il simbolo a Mariella in questo caso. Matrimonio con il popolo, quindi come ci diceva il canonico ci sono dei sigilli che ricordano proprio l'ordinazione dei diaconi prima e dei presbiteri. Il momento del guanto. Sentiamo anche il simbolo. Ricevete questo guanto, che possiate esercitare l'autorità con dolcezza e grazia, confidando non nel vostro potere, ma nella misericordia di Dio che vi ha scelto. L'onore del popolo è il segno del potere regale e della giustizia. E il bastone dell'equità e della misericordia, simbolo dell'alleanza e della pace. Lo Spirito del Signore che unse Gesù nel suo battesimo unga anche voi oggi, affinché voi possiate esercitare l'autorità con saggezza e dirigere i vostri consigli con grazia, affinché attraverso il vostro servizio, il vostro ministero a tutto il vostro popolo, la giustizia e la misericordia siano visibili in tutta la terra. Scettro che segno del potere regale della giustizia e bastone invece dell'equità della misericordia. Ed ecco il momento dell'incoronazione. Re dei re e signore dei signori, benedici, ti preghiamo, questa corona e santifica il tuo servo Carlo, sul cui capo oggi la poni come segno di maestà regale, affinché sia incoronato con il tuo benevolo favore e sia colmato di grazia abbondante e di tutte le virtù principesche. Per Gesù Cristo, nostro Signore, che con te e lo Spirito Santo vive e regna supremo su tutte le cose, un solo Dio, senza fine. Amen. Anche con la mamma 60 anni fa. Dio salvi il re. Dio salvi il re. Salve di cannone, sparate. Ed è il momento delle fanfare. Beh, chiedo a tutti voi veramente un'impressione rapidissima, perché è il momento della corona in testa a Re Carlo. Non la sentiamo. Ma nessuno di noi si è commosso. Professor Sassoon, il suo pensiero. Essere presa in giro, indubbiamente un passo falso. Canoni. Piccoli problemi, ma l'umanità deve riflettere anche in un momento glorioso dei problemi umani. La dei vostri tempi e il timore del Signore, il vostro tesoro. Da felice.
vi accolga all'ultimo nella gloria immortale. E la benedizione. Camilla, però vi devo chiedere che impressione di fa Carlo. Al cattivo presagio. Se dovesse cascare la corona, non si parlerebbe d'altro per i prossimi 10 anni. No, infatti, professore, non è, neanche io ho toccato questi livelli di blasfemia durante la diretta in queste 2 ore. Quello davvero potrebbe meno male. Motivo di abdicazione. Assolutamente. Ecco, stiamo vedendo la corona della mamma 70 anni fa, anche in quel caso non era proprio, c'era stato qualche problema, Mariella, era leggermente storta? Sai, è difficile, a meno che non sia stata incollata, inchiodata, reggere un peso che ha tra l'altro una base di ermellino. Io sfido chiunque a camminare con paramenti, come vedete lo devono sorreggere, sì. Vestiti lunghi, pesanti, sicuramente che non lasciano movimento agli arti superiori con cui tutti quanti ci aiutiamo per l'equilibrio. Lo scettro, io devo dire che in questo momento è davvero, è forse la prova più pericolosa dell'intera cerimonia. I luoghi sono ancora aperti, direi, oggi appunto compie il compleanno del loro bambino Arci e pare che sia questa la scusa ufficiale per cui Harry abbandonerà la cerimonia subito dopo il rito, proprio per tornare a festeggiare con la famiglia. Non è detto che Meghan non scelga a un certo punto di apparire o di postare un video, un'immagine di Archie attraverso, come hanno fatto anche in passato, il sito o l'account social di un'associazione cui lei e Harry sono legate.